Ma guarda, noi la stavamo preparando bene questa partita. Io ai ragazzi avevo chiesto di non sbagliare assolutamente atteggiamento e sono stato ripagato con gli interessi. Hanno fatto un primo tempo veramente stratosferico a livello di qualità, intensità. Se devo trovare appunto il pelo del primo tempo, che dovevamo, forse meritavamo anche un quarto gol. Però è stata una partenza incredibile. Quello che avevo chiesto appunto era l'atteggiamento, sono stato ripagato appunto con tutti gli interessi. Secondo tempo abbiamo subito il ritorno dell'Ecco, ha cambiato 5 giocatori subito e anche se abbiamo saputo soffrire e forse in alcune ripartenze che abbiamo fatto ci è mancata un po' la gamba che non ci ha permesso appunto di fare il quarto gol. Però faccio i complimenti ai ragazzi perché sono veramente encomiabili. E abbiamo fatto un primo tempo veramente incredibile, sappiamo che siamo ancora ad agosto, quindi la gamba non c'è ancora. Dopo un primo tempo del genere il dispendio è stato tanto. Il Lecco ha cambiato mezza squadra e questo un po' si è sentito, anche perché anche Lecco non ha pensato più a un lavoro tattico, ma bensì a cercare di recuperare la partita. E forse lì dovevamo essere più bravi nelle ripartenze. Ma ci è mancata la gamba, che è una cosa normalissima in questo periodo. Nelle scelte di formazione è fuori anche Buglio oltre a Vasit perché sono legati al mercato. Ma guarda, io ho cercato di schierare la formazione migliore possibile e il risultato mi ha dato ragione. Io faccio i complimenti a Lorenzo Tassi che si è dimostrato veramente un uomo che dal nulla è stato chiamato in campo e ha risposto presente. Quindi bravo a Lorenzo. Ecco, dal punto di vista anche della consapevolezza, partire così bene quanto è importante. Ma partire bene è sempre importante. Sapevamo che era una partita difficile, la prima è sempre difficile, però i ragazzi, io ho la fortuna di lavorare con un gruppo sano, un gruppo importante e oggi si è visto. L'Arezzo ha meritato perché, oltre ad essere una buona squadra, un'ottima squadra, si è trovata anche abbastanza in discesa la partita. Se tu vuoi venire a fare punti ad Arezzo, devi riuscire a incanalare la partita in un'altra maniera. Noi abbiamo pagato un po' tutto quello che può essere lo scotto di un debutto, dal punto di vista mentale, dal punto di vista della reattività nei primi minuti, anche dell'aggressività un po', se vogliamo. E abbiamo anche pagato un po' tutto quello che abbiamo sbagliato all'inizio, perché parlo dei primi 10 minuti, perché puoi anche soffrire i primi 10 minuti, ma magari non essere sotto 2-0. 3-0 a fine primo tempo, un campo così, di solito la partita è finita. Io ho suonato negli spogliatoi ai ragazzi e gli ho detto chiaramente se volevano che tornassimo con le ciabatte in campo o se volevano che provare a riaprirla. Era una provocazione, sapevo che avrebbero detto che volevano provare a riaprirla, però onestamente la mia preoccupazione più grande in quel momento lì non era tanto vincerla o pareggiarla, ma era non andare a casa con quell'immagine in testa che era quella del primo tempo, perché la sensazione era di inferiorità, ma troppa rispetto a quella che secondo me c'è. E devo dire che hanno capito lo spirito, sono tornati in campo con grande aggressività, ci siamo anche messi un po' a posto su certi aspetti in campo tatticamente e secondo me abbiamo fatto un buon secondo tempo. Diciamo che ci siamo vinti il secondo tempo, che era già un segnale soprattutto in vista della prossima partita, perché poi nel calcio quando sbagli così tante cose come nel primo tempo è giusto che perdi. I 5 cambi all'inizio erano anche per dare un segnale. Sì, mi sono preso io la responsabilità di questa cosa, so che non è che si vede tanto spesso, anzi direi che io non l'ho mai fatta. Però io avrei tolto tutti e 10, ma per una questione mentale, era difficile tornare in campo nel secondo tempo dopo quel primo tempo e avere le energie mentali per mettersi lì e provare a giocarsi la partita. E questi 5 cambi ci sono, alle volte è anche sbagliato non usarli. È chiaro che bisognava rischiare di un pelettino, magari se fischia un rigore sul 3-1 all'ultimo quarto d'ora diventa un'altra partita. Alla fine io sono lì anche per fare delle scelte, per prendermi delle responsabilità e me le sono prese. Però i ragazzi, cioè voglio dire, come era giusto dividersi le responsabilità nel primo tempo, era anche giusto che tutti partecipassero a questa partita. Non era giusto che ci fossero degli scaricabarile, perché quando la partita va così è colpa di tutti, mia, loro, e quindi dobbiamo capire e metterci a posto in fretta perché comunque questa categoria è così. Ecco, a livello di percentuale, diciamo, questo impatto devastante da parte dell'Arezzo, quanto è merito degli Amaranto e quanto è demerito della sua squadra? Ma è molto demerito nostro, e loro hanno delle qualità, noi le abbiamo messe nella condizione di sfruttarle al massimo. Abbiamo lasciato troppe palle aperte nel primo tempo e abbiamo fatto pochi falli. Quando una squadra va in campo in trasferta su un campo del genere e fa 6 falli come noi, il primo tempo, 8 o 7, una cosa del genere, l'Arezzo nel secondo tempo in vantaggio di 3 gol ne ha fatti 4, 16, 15. Quindi insomma questo è abbastanza indicativo di quello che noi dobbiamo in fretta trovare. Poi parleremo di moduli, di atteggiamenti.
di tutte le cose che piacciono un po' a chi sta fuori dagli spogliatoi, però prima vengono altre cose e noi oggi, anche se ci siamo detti determinate cose, non siamo riusciti a trovare dentro le energie mentali per mostrare quel tipo di aggressività e di determinazione che serve per far punti su, per sperare di far punti su un campo del genere.